Avete sempre desiderato di lavorare nel mondo dei videogiochi, ma non sapete come fare? Conosco il posto perfetto per voi e ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Nel 2014 a Roma aprì i battenti la Vigamus Academy, un'istituzione nata grazie agli sforzi della Fondazione Vigamus, il primo museo italiano interamente dedicato al videogioco, e dalla collaborazione con Link Campus University. All'epoca la scuola prevedeva un singolo corso di laurea triennale, ma poteva già contare su diverse partnership importanti. Da allora l'offerta formativa si è ampliata. Oggi la Vigamus Academy conta anche un corso di laurea magistrale, decine di docenti e oltre 40 aziende affiliate. Tantissimo poi lo spazio a disposizione degli studenti. Sono infatti circa 35.000 i metri quadrati che ospitano il complesso Casale San Pio V della Link Campus University, un edificio storico dal passato illustre e completamente immerso nel verde. L'Università del Videogioco però non si limita ad educare i suoi alunni con le classiche lezioni frontali. A disposizione infatti ci sono ben 4 laboratori formativi differenti. Il primo è incentrato sul game development, ossia sullo sviluppo dei videogiochi, ed è strutturato come un vero e proprio studio. Qui gli studenti potranno vivere una concreta esperienza lavorativa, usare i tool adottati dall'industria e sperimentare le dinamiche di un vero team. Il secondo laboratorio è quello di Art and Animation, che fornisce le basi per creare personaggi e ambientazioni coinvolgenti e che permette di unire l'alta tecnologia all'originalità e alla creatività dei singoli individui. Naturalmente l'industria dei videogiochi non è composta solo da talenti che i videogiochi li creano. Ecco perché alla Vigamus Academy esiste anche il laboratorio di marketing e comunicazione. Qui gli studenti potranno contribuire all'organizzazione di eventi legati ai titoli più noti ed iniziare a costruire la propria rete di contatti. Infine abbiamo l'altro lato della medaglia, ossia coloro che i videogiochi poi li criticano e li recensiscono. L'ultimo laboratorio è infatti quello dedicato al giornalismo ed è pensato per offrire ai giovani la possibilità di scrivere su alcune importanti testate giornalistiche. Volete saperne di più? Allora vi consiglio di non perdere il primo Open Day del 2018 di Vigamus Academy. L'evento si terrà venerdì 23 e sabato 24 febbraio e consentirà a tutti gli interessati di scoprire qualcosa di più sull'Università dei Videogiochi e sul corso di laurea e laurea magistrale. I posti sono limitati, ma tranquilli, potete iscrivervi già ora. Come? Avvicinate lo smartphone alla vostra televisione e attivate l'applicazione per riconoscere il QR code che vedrete sullo schermo. Se non possedete nessun'app di questo genere, non preoccupatevi. Basterà che vi rechiate su Google Play Store o App Store per cercare e scaricare un qualsiasi lettore di QR code. Una volta installata e aperta l'applicazione, dovrete solo inquadrare il codice che vedrete qui per raggiungere la pagina dedicata all'Open Day di Vigamus Academy. Qui troverete tutte le informazioni necessarie, comprese le indicazioni per iscrivervi all'evento. Direi che anche per oggi è tutto. Voi ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Se invece avete dubbi oppure volete qualche consiglio tech, non esitate a contattarmi sulla mia pagina Facebook. Ciao!